Vi siete mai chiesti perché non è mai uscito? Come fossero youtuber da 1 milione di iscritti senza il loro prime da 1 milione? Eccoci. Dicevo, vi siete mai chiesti perché non avete mai visto sul nostro canale il vlog dell'unboxing del premio del 1 milione di iscritti? Sarà forse ce l'hanno perso. Ad ogni modo, che è successo? Per chi non lo sapesse, abbiamo raggiunto il 1 milione di iscritti a gennaio. Abbiamo fatto la richiesta del premio, ce l'hanno spedito. Dopo 1 mese e mezzo ci domandiamo, ma perché non è ancora arrivato? Ma non che io smaniassi per avere questo premio. Ho detto, boh, arriverà quando arriverà. Come tutte le cose che partono dall'America, si fanno 4 dogane e poi arrivano a casa nostra. Io ho chiesto il gruppo e Giampi mi diceva, no, guarda, sono velocissimi, mi è arrivato in 2 settimane. A Palermo c'è qualcosa che non va. Al che ho fatto una cosa che non ho mai fatto in vita mia: ho controllato il track link e c'era scritto che era già stato consegnato. La domanda sorge spontanea: a chi l'hanno consegnato? Quando ricevi un pacco del genere ti fanno firmare la ricevuta. UPS sosteneva che la firma ci fosse e al posto della firma cosa c'era scritto? Consegnato. Received by consegnato. Consegnato. Beh, il signor consegnato ha... Ha ricevuto il nostro premio dei 1 milione di iscritti, occhio. Perché le opzioni sono tante su dove sia finito il nostro premio. La più quotata è che il corriere di UPS abbia preso il suo bel camioncino e si è andato fino in Puglia. Perché esiste un paesino con lo stesso nome in Puglia. È in provincia di Lecce. E una volta che tu parti da Milano, arrivi a Lecce e ti accorgi che la nostra via non esiste, cosa fai? Lo prendo e lo butto. Perché devi fare altri 1000 chilometri per tornare su. Ad ogni modo... c'è il servizio clienti di UPS. L'efficientissimo servizio clienti. Per parlare con un operatore quanti ci misi? Boh, 2 ore? Avete presente che servizi come quelli della TIM, prima di girarvi all'operatore, hanno i servizi automatizzati portati avanti da bot? Sì, va. Quelle voci robotiche fastidiosissime. Ecco. Il servizio clienti di UPS è fatto per farti stufare e per mettere giù la chiamata. Hai presente Asterix Obelix con la burocrazia romana? Che era sì. Tutti le porte che ti mandavano altre porte. E poi era tutto un giro in tondo, nel senso che io volevo arrivare all'operatore, ma mi rimandavano sempre indietro al punto di partenza e mamma non riuscivo mia. Ad arrivare all'operatore. Era un servizio vocale, quindi tipo a un certo punto era: inserisci il numero del tuo ordine, ZVX. Come? ZPV. No! ZVX. Come? SP33. No! Ma questa lo sapevo, era una tecnica per farci stufare, ma io non ho desistito. Ando. Dopo 40 minuti ci hanno collegato a un cazzo di operatore che ci ha semplicemente detto: salve! Se vi hanno perso il pacco, dovete fare il reclamo. Sono qui per questo. Ma il reclamo lo può fare solamente chi lo spedisce, non chi lo riceve. No. Io ho cominciato con i tic nervosi da omicidio. Ho detto, vabbè, ho dato 40 minuti. Sì, il reclamo lo deve fare chi ha mandato il pacco. E soprattutto sono già passati 30 giorni dalla data di ricezione. Quindi è un po' tardi. Dovevate farlo prima. Che cazzo ne so io che questo qui mi perde il pacco e lo mette da un'altra parte? Quindi abbiamo scritto a YouTube: salve, stiamo aspettando il vostro premio del 1 milione. Ma penso che UPS l'abbia perso. La risposta è stata: per contattare il servizio creator devi avere almeno 100.000 iscritti. Ma io pensavo di averceli. Controlli la mail, loro volevano la mail originale con cui ti sei iscritto a YouTube. Chi minchia se la ricorda la mail? Capper. Scriviamo con la mail del canale: ciao, abbiamo richiesto il premio seguendo le istruzioni ed era anche stato spedito. Il problema è che non è mai arrivato. UPS dice che è stato consegnato, cosa assolutamente non vera. Abbiamo contattato il servizio clienti di UPS che ci ha detto che solo il mittente può fare il reclamo. Questo era il link di tracciabilità. Come puoi vedere, alla voce proof of delivery, prova della consegna, c'è scritto consegnato. Fatemi sapere che dovrei fare, grazie e buon lavoro. Era un sottinteso, arrangiatevi voi, ma vedete di farcelo arrivare sto pacco. La risposta è stata leggermente triggerante. Andrea voleva cambiare piattaforma di lavoro. È in quel momento che ho pensato che sai che forse Twitch non è così male. Ciao Andrea, avevo inoltrato una richiesta internamente in merito al problema che hai riscontrato con la ricezione del Creator Award. E sembra che il premio risulti essere stato consegnato. Lo so, ma anche detto. C'era scritto nella mail iniziale. Ciò che posso proporti, se desideri, è di valutare l'opzione di acquistare un nuovo premio. Il prezzo per il Creator Award Gold è attualmente di $450 più le spese di spedizione. Ed è previsto un supplemento del 3% sulla carta di credito. Ok. Se decidi di acquistare un nuovo premio, fammi sapere, in modo da poterti assistere ulteriormente. Telefono dritto fuori dalla finestra. 450 euro più spese di spedizione dall'altra parte del mondo. Mi saranno almeno 50 euro perché è fragile, cazzi e mazzi. Più supplemento 3% si paga con la... Vuoi che ti paghi in contanti? Vengo in America pagati in contanti del premio di YouTube, non ho capito. Questa risposta è stata la cosa più what the fuck
negli ultimi 6 mesi. Vado già in $50 per un premio che penso che il mio falegname con 10.000 lire lo faceva anche meglio. E il mio ferramenta con 15 lo placcava in oro. Io suppongo che YouTube sia andato a pensare: ah, sono in due, vogliono un premio a testa. C'è la politica anti-furbetti YouTube. Sì, secondo me sì. Se vada, oh, ne vuoi un altro? Paga $450. No, vorrei il mio. Vorrei perlomeno il primo. Poi, se vuoi, posso valutare anche il secondo. Detto questo, eravamo irritati. Un pochettino. Camper stava parlando con le offese, io gli ho moderato il messaggio e poi l'avevo mandato. Onestamente non capiamo perché dovremmo rimetterci noi per l'errore di qualcun altro. UPS non ci ha consegnato il pacco e questo è un dato di fatto. Tra l'altro per le consegne si firma la ricezione, quindi non capisco come loro possano dire che è stato consegnato. Abbiamo chiamato servizio clienti e ci è stato risposto che solo il mittente può fare il reclamo, quindi noi non possiamo fare nulla. Era un sottinteso: fate voi reclamo. Fate sto minchia di reclamo. Sono anche convinto che vanno assicurazioni per evenienze come queste. Occhiolino. E credo che se è veramente un problema spedircene un altro, allora aspetti a loro risarcire. Doppio occhiolino. La risposta è stata: ciao Andrea, capisco quanto la situazione sia frustrante per te e ho consultato il team interno in modo da poterti dare maggiori informazioni. Sembra che il premio sia stato consegnato all'indirizzo che era stato indicato in fase di richiesta del Creator Award. Puoi trovare i dettagli qui. Received by, consegnato. Ma ragazzi, ma cosa vuol dire received by consegnato? Io non capivo chi stesse trollando, YouTube, UPS o il signor consegnato. O il signor consegnato. Dal momento che il premio risulta essere stato consegnato, l'opzione disponibile sarebbe quella che ti dicevo in precedenza, cioè l'acquisto di un premio aggiuntivo se lo desideri. Non lo desidero, lo pretendo perché l'ho vinto. Cioè l'ho vinto, l'ho conseguito. Ma dico, di pagarmi un premio che ho conseguito, piuttosto tenetevelo, vivo bene senza. Peggio dei Vucumpra. Non ho bisogno del tuo bascialetto di merda. Se me lo vuoi regalare, ok, ma non chiedermi 10 euro. Vuoi farti una maglia della Juve? Ti guardi il camerino 18. È consegnato. Consegnato. Porca troia. Ciao, l'indirizzo è corretto, ma come già fatto notare nelle prime mail. Nelle prime 7 mail. Received by consegnato. Cosa significa? Che è stato ricevuto dal signor consegnato? Alla consegna bisogna firmare un documento, cosa che non può essere accaduta. Inviterei OPS a fornire il documento con sopra la mia firma. Ciao Andrea, capisco che la situazione sia davvero frustrante e sono ancora in contatto con il team interno. Questi sono i messaggi che vorrebbero calmarti, ma che in realtà ti fanno ancora più innervosire. Il giorno dopo, incredibilmente, Giorgia, benedetta Giorgia, grazie Giorgia, è riuscita a farci approvare un premio sostitutivo a titolo gratuito. Grazie al cazzo. Grazie al cazzo. Ragazzi, ho qui per voi il premio sostitutivo. Vi scaliamo 450 euro dal prossimo pagamento che vi facciamo e vi arriva. È per questo che si è abbassato il CPM. Ah, non ce l'hanno detto, ci siamo prendendo i soldi da lì. Minchia, lo stiamo pagando altro che 450 euro sto cazzo di premio. Quindi, un mese dopo, è finalmente arrivato il benedettissimo premio del 1 milione di iscritti. So che solitamente siete abituati ai nostri video in ritardo, ma questa volta non siamo noi che abbiamo posticipato questo vlog di 8 mesi, ma è stata colpa di UPS. Congratulazioni per il traguardo raggiunto con i tuoi iscritti. Siamo onorati di contribuire al riconoscimento del tuo risultato e desideriamo offrirti un'esperienza impeccabile. Beh, avrei qualcosa da dire sull'impeccabile. Il premio è stato verificato e imballato con la massima cura da Rick. Se il premio avesse subito dei danni durante la spedizione o per qualsiasi domanda, contattateci all'indirizzo YouTube Creator bla 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 bla. Ma se per caso li contatto, mi rispondono che devo pagare altri $450? Evita, che è meglio. Non l'abbiamo ancora tirato fuori. Come vedete, è ancora imballato. Oh, sai se lo rompiamo adesso? Quante visual che facciamo? Basta contattare Rick, no? Rick, penso sia rotto. Bam. Questo puoi usarlo come specchio in bagno. Non male, dai. Comunque sappiate che in giro per l'Italia c'è un altro premio simile. Uguale, l'originale, questa è una copia. Ce l'avrà in cucina il signor consegnato. E ora penso che abbiamo un bel foglio di cartoncino pieno di meme. Ai più iscritti degli abitanti di Genova, di Venezia e perfino di Bologna. 1 milione di iscritti. Forse sognavi questo giorno da tanto tempo. O magari non hai mai pensato di raggiungere un simile traguardo. Frasi fatte. Comunque sia, poche cose al mondo sono paragonabili alla soddisfazione di sapere che la tua creatività, le tue idee e la tua voce sono seguite da milioni di persone in tutto il mondo. Poi sai, vieni a sapere che poi a Giastremo ho ottenuto questo traguardo. Elena, la tua voce, la tua creatività, le tue idee. Ok. È proprio un memoso, eh. Non vediamo l'ora di guardarti raggiungere il prossimo traguardo. 10 milioni di iscritti. Sì, sì.
domani proprio. Può sembrare tanto lontano, ma ti ricordi quando sembrava un sogno averne 1000? Ci hai sbalordito. Anche voi ci avete sbalordito. 450 euro per quella roba. Quindi tutto bene, quel che finisce bene. Un ringraziamento speciale a Giorgia che mi ha... Siamo a YouTube. È Giorgia che mi ha voluto un po' bene. Ha detto vabbè dai, facciamoglielo arrivare sti poveretti. Un saluto al signor consegnato che ha il nostro premio. Apro una piccola parentesi prima di chiudere il video. Sai che mio fratello sta ancora aspettando il premio da 100.000 iscritti? Davvero? Dici che Lecce è pure quello? Dici che il signor consegnato ha sia il premio da 100.000 che quello da 1.000.000? Non è che magari stiamo sul cazzo a qualche corriere di UPS? La butto lì. Ma non c'era scritto in Noob Channel, non poteva saperlo. Nome e cognome mio c'è.